Io ho voluto chiudere qua la nostra campagna elettorale non facendo tour propagandistici, ma in un luogo simbolo che è ci vediamo al Piantone, ci ritroviamo al Piantone in quello che era il Piantone. Ma non tanto per ritornarsi nostalgicamente in un posto della memoria, ma per far vedere come la divisione in fazioni, in partiti, in uno contro l'altro armato può portare solo al male della città. Noi invece abbiamo bisogno di lavorare per Varese. Vedete, qua doveva sorgere un progetto molto bello che ho illustrato di cosa mettere a posto del Piantone. Questo progetto era stato approvato, stavano lavorando degli artigiani, l'ho illustrato, può piacere o non piacere, comunque aveva un senso di dare la memoria storica che qua c'era il Piantone. Bene, questo progetto che era stato approvato, dopo la mia epurazione, è stato cancellato. E io dico che non ci perde Daniele Zanzi o cosa rappresentava Daniele Zanzi, ci perde la città. Qua stiamo scherzando col fuoco, non è che quando si va a giocare a calcio il proprietario del pallone è arrivato a un certo punto, tira via il pallone e dice adesso non si gioca più perché mi sono stancato. Perde la città, ecco il motivo per cui sono qua per lanciare questo messaggio. Bianchi o Galimberti poco cambierà per la città, sono tutte e due facce della stessa medaglia. Bisogna veramente rompere questo schematismo e questa divisione in fazioni. Bisogna votare per dei cittadini che lavorano per la città, ecco perché bisogna votare per Daniele Zanzi.